cosa succede dopo, più in là, con i numeri più grandi? Questa che vedete qua è una rana, in laboratorio abbiamo vari animali e nelle rane abbiamo fatto degli esperimenti similari. Le rane hanno un cervello ancora più semplice, come potete immaginare, di quello dei pulcini. Qui l'esperimento è semplicissimo, si tratta di scegliere tra quantità diverse di vermetti, che sono succulenti, ognuno sa i suoi gusti, e naturalmente quello che abbiamo trovato è che le rane preferiscono andare dove ce ne sono di più, larve. Qui lo stimolo non è controllato in maniera molto precisa, però è interessante osservare che cosa succede quando usate discriminazioni tra differenti numerosità, e la cosa è rappresentata qua. Allora, questo 50 qua e questa linea indica la risposta casuale, cioè quando gli animali non sono capaci di scegliere. Allora, cosa succede? Se voi gli fate scegliere tra una larva e due larve, se la cavano molto bene. Se gli fate scegliere due larve e tre larve, se la cavano bene. Ma attorno a 4 la risposta diventa casuale. Dove non c'è asterisco vuol dire che la scelta è casuale. Non ce la fanno più. Uno dice, è una impossibilità totale oppure no? No, in realtà se voi andate più in là e gli fate discriminare per esempio 3 larve versus 6 larve, ce la fanno. E ce la fanno anche con 4 versus 8, cioè quando il rapporto è 1 a 2. Ma se il rapporto è più basso, dopo il 4, per esempio 4 e 6, cioè un rapporto 2 terzi, non ce la fanno più. Cosa sta succedendo qua? Qua subentra un secondo sistema che conosciamo da tempo, anche questo è disponibile sia agli animali che ai neonati della nostra specie ed è presente anche in noi esseri umani adulti, anche se non ne siamo consapevoli in molte circostanze. Per esempio, se io vi faccio vedere delle figure fatte come queste e vi chiedo dov'è che ci sono più pallini, voi avete naturalmente qua la possibilità di contare, cioè di mettervi lì e dire fare 1, 2, 3, 4 e di darmi la risposta giusta. Però se io ve li faccio vedere per un tempo molto breve, come facciamo in laboratorio, e vi chiedo di dirmi quale dei due ne ha di più, voi di solito riuscite a stimare abbastanza bene, non in maniera perfetta, ma abbastanza bene che cosa sta succedendo. Con un sistema, diciamo così, approssimato. Questo sistema di matematica approssimata è davvero un sistema matematico, anche se non sembra tale, ed è presente anche nei bambini piccoli piccoli. Per esempio, nei bambini di 6 mesi d'età si fanno esperimenti di questo tipo, gli si fa vedere, davanti allo schermo di un calcolatore, una serie di pallini che variano nella posizione, nella grandezza, nel colore, per esempio prima così, poi una schermata così, poi una schermata così. Il bambino guarda e dopo un po' si annoia, non succede niente di nuovo. Ad un certo momento facciamo una cosa nuova, cambiamo il numero degli elementi. Per esempio da 6 li facciamo diventare 7 oppure 8. E a questo punto il bambino se ne accorge. Come facciamo a sapere che se ne accorge? Beh, perché abbiamo dei metodi di misurazione abbastanza precisi, forse ve ne ha parlato il professor Girotto quando è venuto, basati su quello che noi chiamiamo looking time, cioè il tempo che viene trascorso a guardare lo stimolo quando qualcosa di nuovo succede. Ci sono delle apparecchiature adesso che in maniera non invasiva ci consentono di misurare molto bene dove e per quanto tempo un neonato guarda. E quando cambia il numero, ma non quando cambiano le altre caratteristiche, uno dice, ah, è sorpreso perché le palline sono diventate delle pallone, per esempio, no? Certo, c'è una sorpresa, ma quando ve lo abituate a tutte queste variazioni qua, lui a un certo momento risponde soltanto alla variazione del numero e risponde con relativa precisione a 6 mesi di vita soltanto. Qui vedete alcuni esempi, no, di quel che succede e di come cambiano le cose con l'età. A 6 mesi, per esempio, discriminano bene 8 e 16, 4 e 8, 16 e 32, ma non per esempio discriminazioni più sottili. A 9 mesi diventano un po' più bravi. Hanno anche di fare addizioni e sottrazioni approssimative però. Per esempio, se io faccio vedere una serie di pallini blu ai bambini in età prescolare, poi li copro con uno schermo, poi gli faccio vedere un gruppo di pallini rossi e gli chiedo ci sono più pallini rossi o più pallini blu, i bambini in età prescolare sono capaci di rispondere correttamente. Oppure se gli faccio vedere un gruppo di pallini blu, poi li copro, poi faccio cascare giù come una specie di pioggia un altro gruppo di pallini e poi gli chiedo ce ne sono di più
rossi o ce ne sono di più blu? E quindi gli chiedo di sommare quelli che hanno visto prima e quelli che sono caduti, di sommarli mentalmente. I bambini in età prescolare sono capaci di fare queste cose qua. E lo sanno fare anche, per esempio, le popolazioni primitive, che sono state studiate e che non posseggono, per esempio, e questo è interessante, un linguaggio che codifichi i numeri al di là del 3. I Munduruku, in Amazzonia, hanno un sistema di etichettatura dei numeri che è del tipo 1, 2, 3, tanti. Però anche se non hanno i numeri per i 4, 5, 6 e così via, sono capaci di fare quel tipo di discriminazione che vi dicevo prima, tra grandi numerosità. Questa discriminazione è però imprecisa, ma il modo in cui è imprecisa è preciso. E cioè, per esempio, in laboratorio noi possiamo insegnare i ratti a premere una leva per ottenere del cibo un certo numero di volte. Per esempio, ti do un premio se tu premi la levetta, topo, ratto, 4 volte. E loro sono abbastanza precisi. Oppure se la premi 10 volte e loro rispondono in un intorno di 10, abbastanza precisamente, ma un po' meno, certe volte 10, certe volte 9, certe volte 11. Se ti faccio premere la leva 20 volte, sono ancora attorno al 20, ma ancora un po' più imprecisi, qualche volta 18, qualche volta 22 e così via. Questo è rappresentato da queste curve qua, che si chiamano gaussiane, queste curve a campane. Vedete che sono tanto più strette, tanto più piccolo è il numero. Perché succede questo? Perché il sistema delle piccole numerosità si basa su una legge fondamentale di funzionamento del nostro cervello che si chiama legge di Weber, che forse avete sentito parlare. E la legge di Weber stabilisce in sostanza che la nostra sensibilità è basata sui rapporti piuttosto che sulle differenze. Sembra complicato, ma in realtà è semplice. Supponiamo che io vi metto un piccolo peso sulla mano, no? E poi aumento il peso via via fino al punto in cui voi vi accorgete che c'è stata una differenza, no? E dice, ah, qualche cosa è cambiato. E trovo la soglia per questa variazione che voi potete esperire. Se io cambio l'oggetto di partenza, cioè parto con un peso diverso, troverò una soglia diversa ma con una frazione costante, cioè il rapporto tra quella con cui parto e quella che vi fa dire ah, qualcosa è cambiato, quello rimane fisso, quello rimane costante. La stessa cosa sembra accadere nel sistema dei numeri, cioè basato sul rapporto, non sulla differenza. Quindi, per esempio, se io vi chiedo di discriminare, che so, 2 da 4 e poi vi chiedo di discriminare 4 da 8, la differenza è molto diversa nei due casi, perché 4 meno 2 fa 2 e 8 meno 4 fa 4, però il rapporto è lo stesso, 1 a 2. E voi siete ugualmente bravi a fare la discriminazione, ma se vi do una discriminazione in cui il rapporto è 2 a 3, siete meno bravi. Questa è una regola, una legge generale che vale per tutte le creature viventi, per gli uomini, per i neonati, per gli animali. Perché succede questa cosa qua? Non lo sappiamo bene, nel senso che ci sono due teorie e che vedete schematizzate lì. Questo è un po' complicato, ma insomma ve lo racconto lo stesso per quelli di voi che amano proprio tanto tanto la matematica, non so quanti siano. Una idea è che la nostra rappresentazione mentale dei numeri sia lineare, cioè nel modo in cui lo vedete rappresentato qua, cioè che le distanze 1, 2, 3, 4, 5 siano costanti lungo la scala e che però il nostro grado di precisione, che è rappresentato da queste campane qua, varia col variare della grandezza assoluta. Quindi con i numeri piccoli noi siamo precisi, la campana è stretta, ma man mano che andiamo in su con i numeri la campana si allarga. Oppure c'è un'altra possibilità, che forse è quella giusta sulla base degli esperimenti che stiamo facendo in questi anni, ed è che la nostra rappresentazione dei numeri non sia lineare ma sia logaritmica, nel modo in cui la vedete qua. E cioè le distanze, con l'aumentare della grandezza dei numeri, si accorciano. Cioè i numeri è come se mentalmente diventassero sempre più vicini. Vedete, l'1 e il 2 sono molto lontani, ma il 14 e il 13 sono vicini, sono compressi. L'uso di una scala logaritmica in biologia è molto diffusa e per buone ragioni, perché molto spesso la nostra risposta, la risposta dei sistemi sensoriali, varia su una scala molto grande. Pensate per esempio alla luminosità, alla luce, no?
Voi passate dalla piena luce, che so, dal mezzogiorno al buio della notte. I nostri sistemi di recettori nella retina e poi nel cervello devono essere capaci di rispondere in un ventaglio molto grande. Per farlo hanno bisogno di comprimere il segnale, cioè di far sì che la curva sia, come dire, fatta così, come una parabola, che risponde inizialmente mantenendo distanze grandi e poi mano a mano che aumenti il valore comprimi sempre di più le distanze relative. È un trucchetto, diciamo così, che l'evoluzione biologica ha inventato. Vi prometto che quello che seguirà sarà meno complicato. Che dire delle abilità più sofisticate degli animali, di cui forse avete sentito parlare, no? Un caso famoso è questo, di una mia amica che ho presentato recentemente al Festival della Scienza a Genova, Irene Pepperberg, che ha studiato per molti anni Alex, questo pappagallo cenerino qua, per più di 20 anni, adesso Alex è morto purtroppo, e Alex ha imparato a fare cose straordinarie, sa contare, ma addirittura sa dire con delle etichette vocali, cioè parla praticamente, sa dire il risultato delle sue elucubrazioni sui numeri. Adesso vi faccio vedere un breve filmato, è in inglese, me ne scuso ma non c'è una traduzione direttamente al laboratorio della Pepperberg, ma il compito lo capite sostanzialmente. Gli viene fatto vedere un vassoio come questo, in cui ci sono vari cubetti e altri oggetti di vario colore, e quello che la sperimentatrice gli chiede è di dire, per esempio, quanti cubetti verdi ci sono, e lui risponde, per esempio, correttamente 4, oppure quanti cubetti rossi ci sono, e lui risponde correttamente 5, come vedrete in inglese. Vediamo se si sente, se non si sente niente, vabbè, rinunciamo alla parte. Sentite qualcosa? Niente, no, ci vorrebbe il cavo audio. Va bene. Allora, viene rinforzato sia dicendogli bravo ragazzo, bravissimo, sia anche dandogli un po' di cibo. Lui è spesso anche molto riluttante a rispondere, cioè si fa pregare. Quante ce ne sono di verdi? Dice sì, ma non risponde. Va bene, insomma avete avuto un'idea, un assaggio di quello che sa fare. Thank you.